momenti di musica ad Alcamo in occasione della vigilia di Natale. In questo tardo pomeriggio del 24 dicembre, qui lungo l'area pedonale del Corso Stretto, è in corso un'esibizione del premiato complesso bandistico Città di Alcamo e non solo, come possiamo vedere e ascoltare, anche uno zampognaro itinerante allieta l'atmosfera qui nel centro storico alcamese. Vigilia di Natale ad Alcamo con uno zampognario itinerante che proviene da Palermo, come ci dice infatti, lei si chiama? Eugenio Fiasconaro. Eugenio Fiasconaro, quindi lei solo, in realtà siete un gruppo, gli altri suoi colleghi non hanno potuto partecipare stasera. Sì, siamo diciamo diversi zampognari di Palermo e anche Monreale, diciamo siamo gli ultimi rimasti diciamo degli zampognari di questa zona, ecco. Lei mi sembra abbastanza giovane ed è quindi appassionato di questo tipo di strumento. Sì, diciamo che in realtà di giovani ce ne sono diversi che sono appassionati di musica tradizionale e poi in particolare della zampogna, che è uno strumento molto particolare. E ce ne sono diversi di ragazzi che si avvicinano, devo dire. Molto interessante che vengano perpetuate queste tradizioni e che vengano valorizzati questi momenti piuttosto caratteristici e qui in questa serata del 24 dicembre lungo il Corso Stretto, quindi questo suono particolare che allieta i passanti e non soltanto i passanti, anche gli abitanti nella zona, in un quartiere che purtroppo dobbiamo dirlo è contraddistinto da una certa situazione di crisi economica con molti negozi che hanno dovuto chiudere battenti, però è già un segnale che almeno per il Natale, nonostante il fatto anche che siano stati rinviati o comunque annullati per il momento diversi eventi, fatto su cui non entriamo nel merito più di tanto, saranno poi gli organi inquirenti a fornirci maggiori dettagli al riguardo, dobbiamo dire che è importante che aree pedonali come questa almeno possano essere tenute in una condizione di attrattività tale da consentire almeno a chi passeggia di avere un buon motivo per venire almeno qui ad Alcamo, e mi riferisco soprattutto ai visitatori. Certo, assolutamente. Noi sono 4-5 anni che siamo invitati dalla Proloco di Alcamo e dal Comune per sfilare diciamo nel periodo natalizio e diciamo a parte la pausa del Covid diciamo stiamo cercando adesso di riprendere questa collaborazione con il Comune di Alcamo e con la Proloco. Grazie, buon proseguimento e buon Natale. Grazie, auguri a tutti, buon Natale.
Thank you.